forza, il massimo che è possibile. Ma la fase della prevenzione oggi è finita. Adesso c'è la fase della sanzione. Lo voglio dire a chiari termini. Lo dico per primi agli anziani. Qualcuno dice, ma gli anziani non vanno sui social, non hanno internet. Bene, questi cari amici anziani avranno pure dei figli, avranno pure dei nipotini, avranno pure qualcuno che invece è più esperto all'utilizzo di questi mezzi. Bene, ai nipotini, agli anziani e ai figli di queste persone, io dico, comunicate che d'ora in poi, se verranno trovati seduti alla panchina, verranno sanzionati e la sanzione è di 400 euro. E se è reiterata, vi è la possibilità anche di successive maggiorazioni. Poi non accetto lamentele, piagnistei di chi dice guadagno 500 euro, come faccio a pagare 400 euro di sanzione? Saremo inflessibili. Questo lo voglio dire prima. Ecco perché dico a figli, nipotini, amici e parenti e cugini di avvisarli che non ci sarà nessun tipo di benevolenza rispetto a questo atteggiamento. La multa è di 400 euro. Ebbene, da domani chiunque verrà trovato senza valido motivo a gironzolare in città verrà multato. Verrà multato. Per poi non dire domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta, dove so, perché le notizie arrivano, perché siamo una comunità ampia, ma non amplissima, e quindi le cose si vengono a sapere, di qualche cretino che si sta organizzando per la gita fuori porta del lunedì di Pasquetta. Bene, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta i varchi in entrata e in uscita della città di San Severo saranno presidiati e coloro i quali saranno avvistati nelle vicinanze di questi varchi verranno fermati e multati. Coloro i quali staranno a piedi 400 euro, quelli che sono alla guida di autoveicolo, credo che la sanzione sia qualcosa di più di 500 euro. E anche lì si sarà intransigenti. Quindi a coloro i quali si stanno organizzando, a coloro i quali dice che cazzo ce ne frega a noi del sindaco, che ci importa, stima bone, siamo a sindaco, che dobbiamo fare? I bambini li dobbiamo far uscire, a navigare l'aria, perché la Pasquetta. Bene, i varchi in entrata e uscita della città saranno chiusi, saranno presidiati dalle forze dell'ordine. E mo di Dio, come ci dice a San Svir, qualcuno di voi viene visto là, viene multato. Questo lo voglio dire per la massima chiarezza. Adesso inizia un'attività repressiva, perché noi ci siamo illusi.